i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio, l'ecco, day by day. Oggi è mercoledì 24 gennaio 2024 e quindi ci avviciniamo rapidamente in realtà a questa partita con la Feralpisalo-Lecco, che insomma sarà un match importante, molto importante, e soprattutto sarà un match che proporrà di fronte due squadre che arrivano da momenti assolutamente diversi. Il Lecco ci arriva da due sconfitte consecutive, mentre per quanto riguarda la Feralpisalo la tendenza invece è veramente diversa. Feralpi ha vinto due delle ultime tre partite giocate, l'ultima in particolare l'ha vinta con il Catanzaro, quel Catanzaro che a noi ne ha date 5 nel prologo di questo 2024. Sto guardando proprio in questo momento, mentre mi parlo, un po' l'avanzamento della prevendita, numeri che non sono obiettivamente straordinari, ma insomma lo capisco, momento difficile, stadio non allettante, visibilità scarsa a dir poco, perché a Piacenza tutti vanno a finire in basso, quindi si vede veramente niente, e questo ci dobbiamo purtroppo beccare. Quindi in tanti aspettano altre partite, altri appuntamenti assolutamente più allettanti. In tanti sono che si stanno preparando con una certa foga, mettiamola così, alla trasferta di Bari, che sarà il 10 di febbraio, per dire. Ecco, ci arriveremo, c'è tempo, c'è modo, e guardiamo a quello che dobbiamo fare oggi o domani praticamente, perché è più importante di quello che dovremmo fare tra tre settimane. Per il Pisalo, ecco, chiaramente è una partita che ha tante necessità per la squadra guidata da mister Emiliano Bonazzoli e Andrea Malgrati, e evidentemente è una di quelle partite che in primis non va persa, in primis. Poi vincerla è chiaro che sarebbe di vitale importanza. In primis non va persa, perché poi dopo due sconfitte consecutive, quando va a incrociare una squadra che sta così bene di testa, è chiaro, dici sì, però noi questa partita dobbiamo vincere. No, noi questa partita in primis non dobbiamo perderla. Se viene vinta, tanto meglio. Primis, portiamo a casa la pelle, torniamo a muovere la classifica. Che ecco, è chiaro, bisogna poi farle le vittorie per salvarsi, però in questo momento in primis bisogna ritrovare compattezza, ritrovare entusiasmo, ritrovare certezze, ritrovare fiducia, e questi devono essere, per come la vedo io, gli elementi prioritari in questa partita. Chiaro, una vittoria regalerebbe tutto questo con una prepotenza maggiore. Ovvio, è ovvio, non è che sto dicendo no, la vittoria mi fa schifo, sono mica matto. Sto dicendo, in primis pensiamo a non perderla questa partita. In questa fase un punto preso è sempre un punto guadagnato. Andiamo a vedere una statistica, ovviamente roba di Lanfredo Birelli. L'inizio di anno solare con due sconfitte consecutive. Alecco, una partenza di questo genere non la si vendeva dall'anno di disgrazia 2016-2017 per quanto riguarda le tre possibili sconfitte consecutive. Ecco, guardando a un possibile filotto allungato, fate tutti gli scongiuri che volete, io le provo tutte, anche chiamarle fuori così per sdrammatizzare. Per quanto riguarda le due sconfitte, quindi qualcosa di realistico è già successo, è sempre gestione di Nunno 2017-2018, Lecco Pro Patria 1-3 con tutti i problemi del caso, poi Crema Lecco 2-0 con tanto di rigore sbagliato da Draghetti. 2014-2015 Cisarano Lecco 3-1, Mapello Lecco 1-0,
2009-2010 prima divisione, Lecco Benevento 1-2, Lumezzane Lecco 1-0, e figuratevi se con Lumezzane non si riusciva a perdere. C2-91-92, Lecco Cuneo 0-1, Solbiatese Lecco 1-0, Serie A 66-67, Venezia Lecco 2-0, Napoli Lecco 4-1, Serie C 37-38, Piacenza Lecco 1-0, Lecco Reggiana 1-2. Per quanto riguarda appunto le tre sconfitte consecutive, c'è quell'episodio del 16-17 con mister Alberto Bertolini in panchina, anno di disgrazia con il fallimento, vi va dicendo. Monza Lecco 2-0, Pontisola Lecco 3-0, Lecco Pro Patria 1-2. Nell'11-12 arrivarono tre sconfitte consecutive con tre gol di distacco, 3-0, 0-3, 3-0 con mister Maurizio Pellegrino e mister Giacomo Modica, l'esordio di Busto Arsizio, lo ricordo bene. Tanto il Lecco non giocare anche malissimo. 46-47, Serie B, Viareggio Lecco 4-0, Legnano Lecco 2-0, Lecco Provercelli 2-3 con mister Oreste Barale. 27-28, prima divisione, Spezia Lecco 1-0, Lecco Savona 1-4, e fate un po' voi, Pistoiese Lecco 7-2. Per quanto riguarda le quattro sconfitte consecutive, c'è un caso, 40-41, siamo arrivati a toccare le 5 nella C1 2000-2001. Da Lecco Modena alla 17esima, Lecco Lumezzane 0-2 alla 21esima con Carlo Soldi in panchina. Poi ci si salvò in realtà, perché quella squadra mantenne la categoria tra tutti i problemi che comunque contraddistinsero una stagione veramente difficile. Questo ecco per guardare ai precedenti negativi, perché noi vi citiamo sempre i precedenti positivi e negativi di questa squadra, insomma. E non lo so, aggiunge qualcosa chiaramente alla narrazione, anche se insomma quello che è stato e poi ogni cosa fa storia a sé. Per quanto riguarda poi evidentemente il calciomercato, non ci sono movimenti particolari, vedo tante squadre di Serie A si stanno muovendo, in B si sta un po' facendo cassetto, si impostano le trattative che poi andranno a essere concretizzate nei prossimi giorni, siamo nel rush finale. Vedo ad esempio lo Spezia che si accorda con il NAN per la cessione di Amiens per 3,2 milioni più 300 mila euro di bonus. E tant'è, insomma, l'Ascoli va a chiudere per Gagliolo, il Palermo prende Diakité dopo che Capozzucca gli ha fatto un bel favore facendo scendere il prezzo parlando così in conferenza stampa, la Feralpisalò guarda Manzari dell'Ascoli, il Como tratta sempre giocatori dall'estero, in questo caso Samuel Ballet, la Sampdoria ha preso Alvarez dal Sassuolo, classe 2001, in prestito secco, e poi il Catanzaro tratta Moro, Omaric del Verona, lo Spezia prende anche Falcinelli dal Modena a titolo definitivo, però il Pisalò va in chiusura per Krastev dalla Fiorentina, lo Spezia aspetta Mateiu anche oltre a Falcinelli, insomma tante cose, chi ha potenzialità economiche le sfrutta. L'Ecco è un po' questa società che ha investito comunque in realtà in questa fase, chiaramente fatto un po' anche leva sui buoni rapporti con Lecce, perché insomma Listowski arriva e con Lecce che ci mette tanti la gran parte dello stipendio, e poi chiaramente già da anche Smailovic. Per il Lecco è un po' una mano lava l'altra, un po' la situazione anche che abbiamo detto su Frigerio, si prende Frigerio a 0 euro di cartellino, quindi si prende un giovane, quanto un giovanissimo, ma di sicuro interesse per la Serie B che volevano in tanti, quindi da quel punto di vista lì grande operazione. D'altro canto l'Ecco ha dovuto anche prendere Beretta e Dalmasso e andarlo a inserire in due posti che comunque ritiene di aver potenziato con questi due ingressi. Per quanto riguarda la questione difensore, vi ho aggiornato ieri, sarà probabilmente cosa da ultimi giorni, quando i prezzi scenderanno l'Ecco si presenterà insomma sul tavolo del mercato con risorse abbastanza limitate a oggi. Vedremo se andrà Marrone, insomma non ha soddisfatto per questo in uscita, ed è
comprensibile che la società voglia qualcosa di diverso, ci sta, non lo manderà via a calci, però insomma si vuole cambiare un po' rotta in centro alla difesa, un giocatore diverso. Vero che Marrone era arrivato per giocare al centro di una difesa 3, adesso si gioca a 4, quindi cose che cambiano, marcature che adesso deve fare. Con la difesa 3 avrebbe dovuto fare molto più gioco di impostazione. Insomma, il calcio è una materia in completo e continua trasformazione, insomma, quindi anche Marrone si è trovato inglobato in questa trasformazione e probabilmente è poco adatto a questo tipo di gioco. L'unica spiegazione che insomma mi venga dal punto di vista tecnico è questa. Vediamo, non è in maturazione ancora la cessione, però da lì poi Lecco sicuramente potrebbe andare a recuperare delle risorse, potrebbe recuperarle da Eusepi, da Giudici. Galli oggi mi sembra più difficile, anche se è vero che poi negli ultimi giorni potrebbero arrivare le proposte allettanti, soprattutto per i giocatori, e Lecco non farebbe muro. Lo diciamo sempre, non chiudiamo, non abbiamo mai chiuso di fronte a queste possibili uscite, non lo facciamo chiaramente oggi perché sono tutti in scadenza, parlo ovviamente di Eusepi, Giudici e Galli, e quindi poi si potrebbero assolutamente anche creare per loro le condizioni di una partenza, anche se oggi queste condizioni non ci sono, di fatto non ci sono vere e proprie offerte concrete sul tavolo. L'unico che l'ha avute è Eusepi, però alla fine né Giuliano né Taranto l'hanno portato a dire sì, lui stesso ha tentennato e oggi rimane a Lecco. Quindi ecco, aspettiamo perché probabilmente saranno proprio gli ultimi giorni a consegnarci un nuovo difensore centrale. Vedremo su chi ricadrà la scelta. Io sono dell'idea che bisogna investire lì su un profilo che sia un riferimento assoluto per il reparto, per i compagni di squadra, insomma, che rubi anche la scena. Come dicevo, il Battistini dell'anno scorso, che aveva quel tipo di caratura, quindi la caratura del leader per questo reparto, che ne ha assolutamente bisogno di leadership al centro. Per quanto riguarda le uscite, si va a chiudere per Vittorio Agostinelli alla Virtus Francavilla, giocatore era atteso ieri in Puglia. Lui tra l'altro è pugliese, di Monopoli, è passato dal Bari, settore giovanile, da 10 anni, poi è andato alla Fiorentina. Quindi ecco, magari aria di casa per lui, che di fatto deve ancora avviare la sua carriera da professionista. Ha giocato pochissimo in Serie B, quasi niente, è l'unico spezzone vero di partita con Lecco, ma in generale è stato da incubo. Quindi un passo indietro per provare a fare poi più avanti uno in avanti, magari due, ecco, e provare a saltare la Serie A. Che il giocatore ai tempi a primavera a Fiorentina se parlava veramente bene, quindi magari l'aria di casa gli darà qualcosa. Virtus Francavilla ha bisogno di far punti, sta facendo un mercato abbastanza profondo, quindi ci sarà per lui magari la possibilità di mettersi in luce in un ambiente che di talenti inespressi ha saputo coltivarne. Floruncio, Nzola, Artipilo, insomma, lì se ne sono veramente visti sbocciare vari di talenti che o sono arrivati in Serie A o fanno la Serie B a vincere. Quindi insomma, può essere un'ottima palestra per lui. Chiaramente il trasferimento non sarà diretto, ma sarà Lecco via Fiorentina, quindi Lecco che va a rompere il prestito con la Fiorentina, si fa di comune accordo, e poi il giocatore passa in prestito alla Virtus Francavilla. Situazione Tenkorang, si è aggiunto al Foggia alla corsa per il centrocampista, che ormai ha recuperato dal suo problema al ginocchio, è stato operato ormai tempo fa, tempistiche non erano particolarmente lunghe, quindi ecco, si può aprire a breve un nuovo percorso per lui. Appunto, si è parlato spesso della Virtus Centella, sembrava poter chiudere, poi Rimini sembrava poter chiudere, e si è aggiunto proprio il Foggia in questi ultimi giorni, col quale chiaramente i discorsi sono aperti. In tanti casi sono proprio le società che hanno questi giocatori in prestito poi a trovare squadra, e società di appartenenza poi non fanno che dare il benestare alla partenza, alla nuova partenza a titolo temporaneo. Situazione che potrebbe sbocciare in questi giorni, vedremo. Insomma, i giovani poi hanno mercato anche per lo status di under, che insomma ne regola la presenza in questi campionati, nelle varie liste e discorso minutaggio per accesso al contributo federale. Quindi ecco, questa è la nuova pista che vi abbiamo già dato ieri mattina in forma testuale, ve la replico perché insomma c'è stata poi
anche confermata ulteriormente durante la giornata. Poi vorrei buttare l'occhio un attimo, perché tante volte mi sembra si faccia del facile sensazionalismo giusto perché escono i virgolettati. Ieri chiaramente tanti di voi avranno letto, magari visto, magari no, insomma, cercano le trascrizioni integrali della puntata dello spezzone delle Iene dedicato allo scandalo VAR, chiamiamolo così, le testimonianze di quello che si presenta come un arbitro di Serie A ancora in attività sulla gestione del VAR. Ora, non lo vivessimo tutte le sante settimane, vi direi, beh, cosa sta dicendo? Incredibile, non me lo aspettavo. Diciamo che dopo Cremona gli occhi li abbiamo aperti e come? Con la situazione assurda, con una gestione arbitrale imbarazzante, lo stesso fine settimana nel quale si è fatto pure peggio durante Parma-Modena, con un contropiede del Modena valutato in maniera che ancora ritengo incomprensibile, e un fuorigioco di Duca di 3 metri non valutato perché l'azione viene fermata sul primo passaggio, uno scarico di Falcinelli e non sul tocco che apre la porta al suo compagno di squadra che è 3 metri avanti. E quando l'ho rivisto io non ci volevo credere. Una questione assurda che il VAR in Italia non funzioni, che sia una pagliacciata, è ormai noto da un po', ma non da quest'anno, da un po' di anni, che è incredibilmente, guardate, ogni strumento innovativo passi dalle mani di qualcuno e finisca per venire rovinato. In Italia siamo veramente maestri nel rendere inefficaci al punto di rendere dannosi questi strumenti potentissimi, potenzialmente quasi risolutivi. La realtà è che l'unico strumento risolutivo è quello della goal line technology. Poi si può sbagliare di 1-2 centimetri, c'è una soglia di tolleranza, ma sbaglia molto meno la telecamera dell'occhio umano, su questo siamo tutti d'accordo, penso. Sul fuorigioco, anche qui, lo strumento di per sé non sbaglia, se viene utilizzato bene. Poi, se il fuorigioco è di... io non ho un'idea molto precisa, se il fuorigioco è di 1 centimetro è fuorigioco, punto. È oggettivo, è oggettivo. Può dar fastidio, certo, però è uniforme, almeno. Uno strumento uniforme. Sulla discrezionalità che evidentemente pervade l'utilizzo del VAR, sono perfettamente della linea di Allegri. Smettetela di pensare che sia uno strumento oggettivo, perché oggettivo non lo è, perché alla fine dietro il monitor c'è un uomo. L'uomo è figlio, insomma, scusate, legato, non figlio, è legato al commettere errori. Quindi non presentatelo come strumento oggettivo. Io so che è uno strumento soggettivo, quindi insomma non mi arrabbio. Poi insomma non mi arrabbio, dubito, diciamo, mi arrabbio magari il giusto. Potrebbe essere una dichiarazione più attinente alla realtà, mi viene così da dire. Però ecco che ci sia una guerra intestina tra varisti. Primi fischietti, tra fischietti che vengono tutelati, fischietti che vengono mandati alla berlina e via dicendo, penso che sia talmente palese da rendere queste dichiarazioni molto meno sensazionalistiche di come vengono dipinte. Lo sappiamo tutti, gli ultimi 2 anni c'è stata una nuova nidiata di arbitri che sono venuti avanti, sono stati i peggiori della storia recente per quanto riguarda la classe arbitrale. Lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, in C abbiamo trovato degli abiti scarsi, che definire scarsi è veramente ancora avere un giudizio buono. In B stiamo trovando comunque degli arbitri spesso purtroppo impreparati. Io penso a Gualtieri col Pisa l'altro giorno, il peggiore in campo, ma non a livello di scelte, perché l'arbitro poi la singola scelta può sbagliarla, come Buso ha preso la traversa da 5 metri. L'arbitro può sbagliare, può non vedere il rigore grande come una casa sul colpo di testa di Salcedo. Poi in quel caso per fortuna il VAR c'è stato, ma voglio dire, era talmente grossa che poi può succedere di tutto, perché anche quello di Antov a Cremona era grosso, è stato fatto passare sa Dio perché come un nulla di fatto. Però insomma, questo era veramente gigantesco, cioè altro che dolo. Non sarebbe stato non fischiare, non richiamare l'arbitro al VAR. Però ecco, al di là della singola scelta, via dicendo, è stato proprio inadeguato dal punto di vista della gestione della partita, che è l'argomento principale per un arbitro. Sì, le scelte, ma soprattutto la gestione. E tante volte gli allenatori dicono proprio questo: l'arbitro può sbagliare la scelta singola, però la gestione
che fa la differenza di questi 100 minuti, che ormai sono 100 minuti. La gestione è stata pessima. 5 cartellini a 2 per il Lecco contro il Pisa, che ha fatto più falli, è entrato più duro, totalmente immotivato questa disparità, totalmente immotivata. Lemmens ha monito al primo fallo, ci poteva stare, sì, ci poteva stare anche il semplice richiamo e via dicendo. Sinceramente non mi spostano di un centimetro queste dichiarazioni, non mi sposta di un centimetro questa inchiesta. È palese che ci sia un utilizzo strumentale di questo macchinario complesso, costoso, ridotto al rango di arma per una guerra intestina. In Italia siamo professionisti nel far questo, insomma, di utilizzare ogni possibile espediente per farsi la guerra, quando c'è insomma una combutta tra due fazioni. E alla fine cos'è che si ridice tutto? Un gioco politico. Il calcio a politica non dovrebbe averla. È abbastanza triste che si riducano così soprattutto quelli che dovrebbero garantire l'imparzialità tra i due contendenti. Datevele, sì, ma che ognuno abbia il 50% di possibilità nelle proprie mani. Questo dovrebbe essere il loro compito, non difendere l'amichetto e spingerlo a rimanere nella categoria superiore piuttosto che essere dismesso. Buona giornata a tutti e forza Lecco sempre.